C'è una guerra alle porte dell'Italia, quindi ci sono i profughi, c'è una guerra in Francia, quindi erano i profughi, giustamente, c'è la guerra, questi possono profughi, sono migranti, e non arrivano in Italia, gli andiamo a prendere. Ora, uno può avere idee che vuole sulla politica che ci fanno guardare il governo italiano, su questo tema, che sicuramente è planetare, ma su questi migratori che è difficile governare, però questi numeri dicono che yeah.
quadro, la possiamo immaginarci. No? In questo quadro si innesca la cosa nasce, nasce la necessità secondo cui è la prefettura programmata per l'arrivo del compressore di ambiente di circa 100 migranti. Facciamo la traduzione del numero di abitanti del compressore di ambiente e i migranti si prevede che arrivino, è come se a Milano ne arrivassero 50.000. Perché qui le proposte. Quindi un numero enorme. Allora, i proponenti della mozione, giustamente, si sono preoccupati. Questo mi sembra una cosa importante. Qui sta cambiando qualcosa. Qui la strategia in questa provincia sta cambiando. La prefettura ovviamente agisce sui punti del governo, non è che agisce sui punti del governo. È rappresentante del governo, quindi la provincia è perfettamente elaborata. E voi avete detto che chi l'ha minacciato, minacciamente, appaventato, qualora non ci fosse ancora il presidente locale. Il rischio è che prima o poi succeda qualcosa di diverso e magari anche sono porzioni maggiori. Quindi 25 di novembre abbiamo presentato questa mozione. Cosa dice questa mozione? La realtà lo conosciamo, l'impiego già la presenza di un sistema di migranti, l'indirizzo politico che si vuole dare a questa mozione, adesso basta. Adesso basta. Il comune di Imperia via una dimostrazione di volontà politica, di contrasto. Se non altro per dare un segnale politico, le amministrazioni locali sono quelle che i cittadini, sono quelle che si scoprono le problematiche che vengono generate in queste situazioni. Ne hanno, scusate l'espressione, la scala, e dicono che ora attivare un segnale forte anche al governo sanitario, il diritto di sicurezza. Quindi sostanzialmente cosa diciamo? Una cosa molto semplice. Il comune in bene non dire consenso ad iniziative di posizionamenti, alloggiamenti, non migranti. C'è la mozione del 25 di novembre, che dovrebbe essere discussa il 25 di novembre, no, siamo al prossimo, guarda caso, arriva la sua carità. Il 20 dicembre esce la notizia che il comune di Feria, però che si è concordato con il fatto, che non c'è il 20 di grande. Però le testuali di autorità sono state informazioni. Quindi quello che noi preventivamo sta succedendo. Ed è molto grave che sia successo prima che si dà la possibilità a questo comune di esprimersi. E poi possibilità di votare, però dopo democraticamente eletto, quindi cittadini, qui ha il potere e il dovere di esprimere una presa di posizione su un tema così importante. È stato preventivo di farlo prima che arrivasse un provvedimento di questo. Ed è anche grave che, esaminando gli altri del provvedimento, si è emesso che la trenta quanto meno di marzo, il servizio del treno è quello di marzo, che questo tema è suscitato. A quella conferenza dei servizi, come impiegato, non si è nemmeno presentato, non si è nemmeno degnato di mandare a loro impiegato per l'1 di marzo, non c'è andato nessuno. Io non ho detto. Quindi, le stanno sul fiscale, con l'impiegato non c'è. Non si sa. Poi, diciamo, solo che chi sta a essere, ci sono concordato con io ritengo che sia grave politicamente e che debba essere cambiato. E io credo che comunque la si pensi, adesso è il momento di essere chiari e di dire che posizione si ha su questo tema. Se si è dell'idea che debba continuare